sono Renata Monda, sono il presidente del CUG di Città Metropolitana di Napoli. Questa iniziativa nasce dalla volontà dell'ente Città Metropolitana che ha inserito nel proprio documento di programmazione triennale la gentilezza come modulo per poter migliorare il benessere all'interno dell'ente, ma soprattutto per rendere servizi migliori alla collettività. L'incrocio tra le pari opportunità e la gentilezza non è casuale, è assolutamente lo strumento attraverso cui è possibile migliorare le relazioni e dunque la produttività. Quindi insieme Città Metropolitana e la Capitanata, l'insieme di enti che già ha organizzato un evento qui in Città Metropolitana per promuovere in tutto il tessuto sociale, quindi nelle scuole. Peraltro sono una competenza proprio di Città Metropolitana, le scuole, all'interno delle politiche sociali degli enti stiamo costruendo una rete di responsabili delle politiche sociali degli enti per poter moltiplicare la gentilezza come modulo per migliorare i rapporti istituzionali, i rapporti tra le persone. Io sono Francesca Maresca, sono la madrina della gentilezza, cantante. Ho sposato questo progetto perché credo fortemente in questo momento ci sia bisogno di tanta gentilezza, specialmente per i ragazzi. Quindi sono felice di essere qui e di sposare il progetto Costruiamo Gentilezza. Sannino, presidente Antino Arcigay Napoli. Per noi questa iniziativa è importante, la nostra è un'associazione che si occupa di avanzamento dei diritti civili del nostro paese, delle libertà civili, che passano inevitabilmente per alcune paroline magiche. Una di queste è sicuramente cultura, l'altra è legalità e gentilezza, per cui credo che le altre sono legalità e gentilezza, per cui crediamo che in questo contenitore di confronto è importante portare le istanze delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali. Sono Anna Vitiello, ambasciatrice del progetto in rete nazionale Costruiamo Gentilezza. È un progetto nazionale che ha il compito di voler costruire gentilezza, generare delle pratiche gentili affinché la gentilezza possa divenire una pratica, un costume, un'abitudine sociale. Manuela Ferrante, assessore allo sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli. Prego. Il Comune di Napoli è qui perché naturalmente quando si tratta di gentilezza, quando si tratta di soprattutto rispetto nei confronti delle donne, rispetto nei confronti di quelli che sono cittadini e anche dipendenti di strutture come quella del Comune di Napoli, di Città Metropolitana, il Comune ci deve essere e sono qui anche per capire, ecco, e per ragionare con loro e progettare una serie di interventi che possano essere utili per le nostre donne, che possono essere utili anche per realizzare quella parità di genere che molto spesso, soprattutto negli uffici pubblici, non si realizza. Quindi per tutelare e garantire tutti i diritti di tutti i generi.